Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico commerciale per alcune regioni d'Italia e vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato ai sistemi Plexa per la gestione degli accessi nelle strutture ricettive, quali bed and breakfast, agriturismi e case vacanze, la nuova soluzione B&F. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso, durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Durante il webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali vi invitiamo a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che potete scaricarvi fin da ora, cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone o nella sezione documenti, sempre all'interno della dashboard tramite il PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto o nella mail di conferma iscrizione o nella mail che avete ricevuto di promemoria questa mattina. Passo ora la parola a Marco Canova per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. Buonasera a tutti, vi do anch'io il benvenuto, mi presento, sono Marco Canova, Product Manager di Umedomus per il controllo degli accessi. Questa sera abbiamo l'opportunità di parlare di un prodotto veramente rivoluzionario ed innovativo, studiato per semplificare la gestione del check-in di una struttura ricettiva come bed and breakfast, R&B e un piccolo e medio albergo. È una soluzione stand-alone, nata dalla ricerca dei bisogni dei proprietari, infatti è stata una ricerca di mercato dove sono stati interpellati diversi proprietari dei bed and breakfast e poi soprattutto nasce dall'esperienza di Plexa, un'azienda che fa parte del gruppo Urmet, leader nello sviluppo di sistemi di controllo accessi. Il B&F nasce come un prodotto semplice che viene gestito da un'app. E può diventare una vera e propria reception virtuale, col vantaggio di avere sempre sotto controllo quello che capita nella struttura ricettiva e soprattutto di poter avere a portata di mano tutte le possibili registrazioni dei vari ospiti. Prima però di scoprire tutti i vantaggi del bed and breakfast, che ovviamente verranno illustrati da Gabriele Roda, direttore tecnico di Plexa, e da Lorenzo Bossanini, il responsabile del progetto, lancerei subito un sondaggio, che è il seguente. Quanto può costare, secondo voi, indicativamente, la gestione del check-in in un mese per il check-in e la sicurezza? Come check-in intendiamo registrazione, attesa dell'ospite e invio dei documenti alle forze dell'ordine, mentre per sicurezza, ovviamente, tutto quello che riguarda la possibilità di non avere dei doppioni di chiavi oppure perdita di chiavi. Le opzioni sono 40 euro, 70 euro oppure 140 euro. Ecco, chiaramente dobbiamo cercare di capire e contestualizzare il discorso, perché comunque nel check-in, durante la fase check-in, un operatore è impegnato in diverse fasi, oltre ad attendere il cliente, registrare, assicurarsi che tutto sia predisposto per ospitare l'ospite, bisogna ovviamente dare la sicurezza che tutto possa funzionare per il bene. Quindi vediamo un attimo a questo punto i risultati. Ecco, la maggior parte di voi ipotizza che il costo di gestione sia di 70 euro, abbiamo un 43%. Un 36% 140 euro e un 21% 40 euro. Bene, ricordatevi questo sondaggio
perché ovviamente lo riprenderemo durante la presentazione. E adesso passo la parola a Gabriele che inizierà l'illustrazione del B e Free. Grazie e ci vediamo più tardi. Grazie Marco della presentazione. Sono Gabriele Roda, responsabile commerciale di Plexa. Oggi appunto parleremo di BN Free, come vi ha già annunciato Marco. BN Free è una soluzione per tutte quelle che sono le strutture extraalberghiere. BN Free non è semplicemente un prodotto, è un insieme di componenti. Qui vedete in questa slide una tastiera, elettore prossimità esterno, una centralina e soprattutto un'app. Quindi è un insieme di queste tre cose che serve appunto nella gestione delle strutture extraalberghiere. Come è nato, scusate, ho chiuso la telecamera. Come è nato BN Free? BN Free è nato da un sondaggio che è stato fatto da Plexa. Abbiamo proprio chiamato 100 strutture ricettive su quattro aree, diverse aree geografiche, con due tipi di tipologie di location, quindi in città, fuori città. E da questo sondaggio sono emerse molte cose interessanti. Innanzitutto che i clienti, questi sono alcuni problemi che i proprietari dei bed and breakfast ci hanno illustrato. I clienti arrivano tardi al check-in, quindi gli fanno fare tardi, magari di notte, che spesso lasciano luci, riscaldamento, dispositivi accesi in camera quando vanno via, quindi sostanzialmente non spengono ad esempio il condizionatore o la luce. E un altro problema sono le chiavi che vengono spesso smarrite o prestate da altri ad altre persone o comunque non più gestite, e quindi sempre più esigenze da parte dei clienti, e in questo caso il proprietario è sostanzialmente sempre dietro a correre a tutto e senza correre in realtà dietro al proprio business, quindi alla propria attività, quindi a risolvere problemi. Abbiamo visto nel nostro sondaggio che spesso per questioni di sicurezza molte strutture a fine stagione cambiano il cilindro perché magari la chiave, non sono sicuri che la chiave sia ancora unica, quindi non sia stata duplicata, e quindi per questioni di sicurezza fanno una sostituzione del cilindro a fine stagione. Quindi mediamente abbiamo visto che per cambiare l'accendere una porta indicativamente 200 euro ci vogliono per tra mano d'opera e il cilindro, la coppia delle chiavi, eccetera, eccetera. E questo è quello che è emerso appunto dal sondaggio. Un'altra domanda che ci siamo posti è quanto costa effettivamente fare un check-in, quindi inserire i dati dell'ospite, consegnare la chiave, inviare documenti alle forze dell'ordine, che è un obbligo per le strutture alberghiere, extra-alberghiere. Il dato indicativo è variabile a seconda dell'orario. Questo perché? Perché ci siamo resi conto che ci sono dei servizi, ad esempio, di consegna chiavi, che come vedete in questa slide, questa è uno screenshot di un home page, di un servizio che chiede dai 25 ai 50 euro, in questo caso, per una consegna di una chiave. Quindi è valutato il tempo di una persona che deve prendere, andare, consegnare la chiave, aspettare che arrivi l'ospite, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste variabili. Quanto costa invece lasciare un condizionatore acceso tutto il giorno? Abbiamo fatto un calcolo e mediamente sono attorno ai 2,50 euro su un classe A più, lasciato 12 ore. 0,25, poca roba, per carità, però una luce accesa lasciata tutto il giorno, alla lunga, potrebbe essere un vero esborso. Questi dati teneteveli a mente perché appunto ci serviranno più avanti. BN Free quindi è la soluzione innovativa per la gestione degli accessi delle strutture, come vi dicevo, extraalberghiere, che appunto è stata sviluppata partendo dalle richieste degli host, quindi dei proprietari dei bed and breakfast. Consente di un controllo da remoto, un controllo d'app, cosa che ormai viene richiesta sempre più spesso, e sia degli accessi che delle utenze della struttura.
a chi si rivolge? Appunto ai bed and breakfast, alle case vacanze, agli agriturismi, in generale a tutti quelli che hanno strutture, quindi appartamenti in affitto, baite, ci sono tantissime strutture che possono avere questo tipo di esigenza, quindi tutti quelli che hanno l'esigenza di controllare anche persone autorizzate come il personale delle pulizie, dei manutentori, dei giardinieri nella propria struttura. A questo punto direi, Questo Marco, punto, di fare un sì, altro sondaggio. certo, grazie per questa introduzione. Come avete visto, abbiamo tante variabili per la gestione del nostro bed and breakfast. E a questo punto un sondaggio che potrebbe essere interessante per tutti noi. E vi chiediamo: qual è la principale caratteristica di un sistema di controllo accessi? Risparmio energetico, gestione da remoto con app, garantire maggiore sicurezza, far risparmiare tempo al check-in. Ovviamente sono tutte caratteristiche molto importanti oggigiorno, dove abbiamo diverse possibilità anche tecnologiche per riuscire a soddisfare tutte queste opzioni. Il risparmio energetico è un tema molto sentito oggi. L'app, ormai il nostro smartphone fa di tutto, il telefono. Una volta era solo il telefono, adesso smartphone e il nostro computer portatile. Garantire maggiore sicurezza, perché oggigiorno dobbiamo sempre avere la sicurezza che non ci siano intrusi nel nostro reception, nelle nostre strutture recettive. E chiaramente il tempo, oggi, come tutti voi sapete, il tempo è denaro. Vediamo a questo punto il risultato del sondaggio e vediamo che abbiamo circa un 40% per la gestione da remoto con l'app, quindi sempre più importante la possibilità di avere a portata di mano uno strumento per gestire diverse attività. La sicurezza è sicuramente un altro tema, dobbiamo essere sicuri che il nostro ospite non perda le chiavi o faccia un doppione, e poi chiaramente risparmio energetico e far risparmiare il tempo. Bene. A questo punto ripasso la parola a Gabriele, che potrà continuare nella sua presentazione. Grazie, Grazie. sentiamo. Grazie Marco. Allora, vediamo adesso le caratteristiche e i vantaggi di BeamFree. In questa slide sono riassunti, li andremo a vedere punto per punto. Allora, è connesso, è un sistema connesso, è un sistema semplice, molto semplice. È un sistema che consente il self-check-in, quindi il controllo, quindi l'autorizzazione. Appunto da remoto, è sicuro, è diciamo ecologico, eco-friendly e consente di avere delle notifiche in tempo reale. Come vi dicevo, andiamo a vedere slide per slide. Il fatto che sia connesso, allora ci sono, avevamo tante strade tecnicamente che potevamo scegliere, vi faccio vedere alcune. Ripeto, il sistema è già connesso. Potevamo scegliere una connessione Wi-Fi, quindi appoggiarci ad una Wi-Fi esistente. È una tecnologia assolutamente molto diffusa, è allacciabile alla rete di casa, quindi sicuramente è molto semplice. E ha lo svantaggio che c'è una configurazione iniziale da fare, spesso ci sono degli cambi di password, degli indirizzi IP statici. Possono esserci anche dei punti non raggiungibili. Pensate a un cancellino esterno, magari di una casa dove il wifi non arriva, quindi se occorre un ripetitore di linea, anche lì la stabilità della rete non è sempre garantita, eccetera, eccetera. Ci sono altre tecnologie che sono OTP, sostanzialmente tecnologie che consentono di consegnare dei codici virtuali senza connessione, senza abbonamento. Il rovescio della medaglia è che non c'è nessuna comunicazione, quindi è una comunicazione monodirezionale, quindi io una volta che ho dato un codice non ho più il controllo, non posso più disattivarlo, attivarlo, prolungare la permanenza, eccetera, eccetera. La tecnologia che abbiamo scelto noi è una tecnologia IoT, quindi di dispositivi basandoci su una rete GSM, dove
non serve nessuna configurazione, abbiamo un report in tempo reale di quello che avviene sul sistema, siamo assolutamente al sicuro, senza rischi di hacking. C'è effettivamente una parte di abbonamento di traffico dati, ma con BeFree è già incluso e non c'è nessun costo nascosto sostanzialmente perché è compreso nel prodotto e nel gettone che andremo a vedere. E connesso, appunto, arriva già connesso, ripeto, non ha bisogno né di wifi, né di Bluetooth, né di Ethernet e nessuno di configurazione, quindi è veramente plug and play, si prende, si attacca, si collega, non c'è nessun abbonamento da dati da gestire o SIM a cui pensare. È facile da installare, appunto, con chiare e semplici istruzioni. È un sistema standalone che, appunto, non c'è nessun tipo di programmazione e sostanzialmente si installa in quattro passi. La prima cosa è elettrificare la serratura che si vuole gestire, installare il dispositivo, quindi fissarlo, scaricare un'app e caricare le prenotazioni. A tutto il resto ci pensa BeFree, quindi veramente quattro passaggi. E nella parte di cablaggio, appunto, vi faccio vedere tecnicamente un po' come è strutturato il sistema. Questi sono i tre componenti che vengono forniti nel kit, quindi la centralina interna, la tastiera, lettore tastiera che va all'esterno e l'alimentatore su guida DIN. Sostanzialmente, una volta portata l'alimentazione, questa appunto la 12 volt sulla centralina, tramite una 485 si collega la tastiera esterna e la centralina dispone di tre uscite e due ingressi. L'uscita 1 è l'elettroserratura, quindi l'attivazione della serratura. L'ingresso 1 è lo stato della porta, quindi abbiamo questo tipo di segnalazione. Abbiamo un ingresso 2 per un alert ausiliario, pensate un allarme incendio, un allarme malore, o un'antintrusione, qualsiasi tipo di allarme o semplicemente anche un tirante malore per il bagno, ecco, tanto per intenderci. Queste sono tutte informazioni che BeFree riesce a gestire ed eventualmente a notificare al proprietario. L'out 3 è l'energia della camera, quindi c'è un'uscita relay sostanzialmente per dare energia alla camera, quindi attiva l'energia per il tempo di prenotazione della camera, quindi vorrà dire che sarà un relay che rimarrà attivo da inizio prenotazione a fine prenotazione e siamo sicuri che a fine della prenotazione il sistema andrà a staccare l'energia in camera. L'out 2 attualmente è un'uscita ancora in fase di implementazione, comunque potrà gestire l'apertura del varco condominiale nel caso in cui non si possa installare un sistema di controllo tipo il BeFree sul portoncino condominiale, quindi una autoapertura del portoncino condominiale ad esempio dal citofono interno, dal posto citofonico interno. Vediamo perché è sicuro. È sicuro appunto perché non basandosi su altre reti, ad esempio le Wi-Fi, non è accessibile ed utilizzando sostanzialmente la rete GSM è assolutamente al sicuro contro attacchi rischi di hacking informatici. Eco-friendly, come vi dicevo, non gestisce automaticamente l'energia della camera, allo scadere della prenotazione si disattivano le utenze, quindi non abbiamo il rischio che un condizionatore o un riscaldamento o l'energia della camera rimanga accesa a fine della prenotazione. Scusa Gabriele, ho una Sì? domanda dal pubblico. Mi stanno Sì? chiedendo che cosa succede se viene a mancare l'alimentazione nella stanza o nell'edificio. Viene Allora, garantito il se sistema? sì, se manca l'energia, allora il sistema ha una piccola batteria all'interno, quindi il sistema rimane attivo e tramite appunto la propria connettività notifica al proprietario che l'energia è mancata in casa. Quindi ovviamente è solo semplicemente una notifica, poi il dispositivo si spegne perché non potrebbe aprire l'elettroserratura sostanzialmente con la propria piccola batteria tampone. Abbiamo fatto questa scelta perché comunque sia se manca energia in camera la camera è inutilizzabile sostanzialmente. Quindi
sarebbe comunque un problema da risolvere dell'energia della camera, quindi mandiamo la notifica al proprietario sostanzialmente appunto della mancanza di energia. Ok, grazie Gabriele. Niente, grazie da Marco. Se ci sono domande, ovviamente potete utilizzare la chat del sistema per farci domande e vi risponderemo in tempo reale, per quanto possibile. Sistema consente il self-check-in, quindi abbiamo lasciato liberi i proprietari di essere reperibili in qualsiasi momento e appunto si possono gestire tutti gli accessi tramite app. Quindi si chiama proprio il sistema BM-Free, Free sta per libertà, libertà del proprietario di non essere schiavo del proprio bed and breakfast, della propria struttura. Quindi questo è il concetto, è l'idea che è alla base del prodotto sostanzialmente. Notifiche, appunto, quello come ho appena detto, il sistema è in grado di notificare al proprietario alcuni eventi, l'esempio prima della mancanza di energia, ma può essere anche il primo accesso alla camera, quindi sappiamo che l'ospite è arrivato e quindi ha fatto il primo accesso, o altri allarmi, che era quell'ingresso che vi ho fatto vedere. Diciamo di allarme ausiliario che può essere appunto notificato al proprietario. Allora, vediamo un attimo come si configurano i varchi. Come vi dicevo, il dispositivo è assolutamente standalone, quindi riesce a gestire varchi, in questo caso sono chiamati residential, quindi varchi residenziali che sono le camere, e dei varchi public che sono i cancelli, i portoni, i garage, o anche piscine, saune, tutto quello che sono, diciamo, varchi ausiliari all'alloggio sostanzialmente. E ogni varco di tipo pubblico deve essere legato a un varco di tipo residenziale sostanzialmente. Allora, una volta che io ho creato la camera, quindi l'alloggio, in questo caso ve l'ho segnato in verde, l'alloggio, immaginiamo la camera verde. E dico che in allegato alla camera, diciamo collegato alla camera verde, cioè il varco pubblico, quindi il portoncino d'accesso condominiale e l'accesso alla piscina, in questo caso io quando andrò a abilitare un utente sulla camera verde, l'utente che vedete in verde potrà accedere con lo stesso codice che ha ricevuto dal sistema in queste tre porte, quindi nella propria camera, nel portoncino condominiale e nella piscina. Altra politica invece di accesso sarà quella della camera arancione, che avrà appunto l'ospite arancione, magari non mi ha pagato l'opzione piscina e quindi potrà accedere al portoncino condominiale ovviamente e alla camera arancione sostanzialmente. Questo è in sintesi il funzionamento del sistema, nel senso che tutti i dispositivi hanno una gestione tramite cloud e quindi le politiche di accesso si fanno direttamente dall'app. Marco? Ok, grazie Gabriele. Come avete Grazie a te. visto, il prodotto è semplice e soprattutto molto versatile per gestire qualsiasi tipo di esigenza. E a questo punto dobbiamo capire anche qual è il cuore di questo prodotto, perché fino adesso Gabriele ha spiegato la parte hardware, quindi la tastiera, come viene inviato l'informazione alla tastiera, come è possibile andare a inviare il codice ad un ospite. Ma il cuore di questo sistema è sicuramente l'app che è proprio un vero e proprio gestionale. Quindi farei partire, prima di spiegare l'app, grazie a Lorenzo, farei partire il terzo ed ultimo sondaggio. E il sondaggio è questo. Secondo la tua esperienza, quanto è importante per il tuo cliente disporre di un'app che gestisca in toto gli accessi? Molto? Abbastanza? Niente? Non lo so. Oggi avere un'app che permette di semplificare la programmazione, che permette di semplificare la gestione dei vari servizi è strategico. Ma vediamo un po' cosa pensate voi in base a questa domanda. Vediamo i risultati.
eccoli che tra un po' sono disponibili, saranno eccoli qua. Beh, vedete, anche voi siete tutti concordi che l'app è importantissima. L'81% di voi pensa che l'app sia veramente, veramente importante per ogni dispositivo tecnologico che si voglia. Bene, a questo punto lascerei la parola a Lorenzo che ci parlerà in modo approfondito dell'app BeFree. Grazie e ci sentiamo più tardi. Eccoci qua, grazie Marco. Buonasera a tutti, sono Lorenzo, il responsabile del progetto BeFree. E vi racconterò adesso abbastanza velocemente con solo tre slide, perché veramente abbiamo cercato di realizzare un'applicazione molto semplice proprio per stare anche in, diciamo, in sintonia con il nostro messaggio BeFree. Il nostro proprietario di Bed and Breakfast deve sentirsi effettivamente libero e quindi abbiamo cercato di dargli un'applicazione che gli rendesse molto semplice il lavoro. Adesso per vedere esatto il lavoro che farà poi tutti i giorni probabilmente il nostro proprietario di tanti bed and breakfast, immaginiamo che appunto uno possa anche avere diversi bed and breakfast anche ubicati in posti diversi e quindi sentirà molto da vicino il problema di consegna delle chiavi. Ecco, noi pensiamo che lui avrà comunque da gestire le sue case, qui abbiamo chiamato nella nostra applicazione le case che sono fondamentalmente i bed and breakfast e le prenotazioni degli ospiti in queste case. Quindi questa schermata principale dell'applicazione, che è quella che si apre quando uno accede all'applicazione, gli fa un attimo un riassunto di tutte le situazioni in sospeso per quanto riguarda le prenotazioni e tutte le notifiche che possono riguardare quello che succede nelle varie case, come allarmi o cose che avete visto prima con Gabriele. Quindi adesso vi porto attraverso una prenotazione che è appunto il lavoro che farà più frequentemente il nostro proprietario di Bed and Breakfast, appunto premendo sul pulsante aggiungi prenotazione. Quindi noi andiamo a vedere la prima pagina dove lui deve inserire la chiave di ricerca del nostro ospite. Quindi potrebbe anche essere che l'ha già inserita in precedenza, quindi in questo caso non deve inserire i dati anagrafici. Premendo appunto il cerca, il sistema si accorge se i dati sono già stati inseriti, ma qui veramente rimaniamo a un livello molto semplice, perché appunto premendo il pulsante cerca vediamo che i dati che il sistema richiede sono semplicemente il nome, il cognome e il numero di telefono. Perché poi dopo vedremo a cosa servono queste due informazioni. Oltre all'indirizzo email che abbiamo inserito per cercarlo e per in qualche modo identificarlo in maniera univoca. A questo punto noi seguiamo un flusso che adesso ve lo raccolgo, cioè ve lo riassumo, che parte dal individuare chi è che deve prenotare e successivamente quando deve prenotare. Un po' come fanno normalmente i nostri clienti, i suoi clienti del Bed and Breakfast, quando vanno per esempio a prenotarsi sui vari portali Booking o Airbnb. Dicono chi sono e poi dicono quando vogliono soggiornare. E quindi al secondo step inserisco il periodo. Premendo continua, vado nella pagina successiva che permette al nostro proprietario di scegliere dove. Partendo appunto dalle case, cioè deve scegliere quali sono le strutture, diciamo, su cui ci sono gli alloggi disponibili. E infatti qui possiamo vedere anche con i colori velocemente dove sono i nostri alloggi a disposizione. Premendo scegliamo addirittura gli alloggi all'interno della nostra casa, che sarebbe la struttura di Bed and Breakfast. Possiamo scegliere anche più di una. Poi nella parte sottostante, qualora ci siano dei varchi comuni, quelli che prima Gabriele chiamava come public, che sono praticamente quelli che servono per accedere anche
nelle aree di pertinenza dell'alloggio in particolare. Questi vengono comunque inseriti in automatico oppure selezionati uno per uno dal nostro proprietario del bed and breakfast, e poi premendo continua, qui chiaramente viene fatto un controllo della disponibilità contestualmente, abbiamo appunto la prenotazione che è stata inserita con un riassunto di tutti i dati in questione. A questo punto siamo in attesa, infatti qui sotto lo stato è indicato in rosso, in attesa della conferma, perché ovviamente dobbiamo verificare se c'è stato il pagamento, e questa fase qui viene poi gestita chiaramente manualmente dal proprietario a seconda di quali strumenti usa per avere la prenotazione confermata, e successivamente andiamo appunto a verificare che questa nostra prenotazione è in attesa all'interno dell'elenco delle prenotazioni che mi trovo nella dashboard. Okay? Successivamente, quando effettivamente la prenotazione è stata confermata, il proprietario la conferma premendo sul pulsante verde che avevamo nella precedente slide e la trasforma in confermata. Solo a questo punto effettivamente ci passerà anche del tempo fino al momento in cui verrà effettuato il check-in, quindi verranno inviati i documenti, verranno a ridosso della data in cui questa persona verrà effettivamente ad alloggiare nel nostro bed and breakfast. A quel punto effettivamente il nostro proprietario può confermare, nel senso di effettuare il check-in completo. Solo in questo momento vengono effettivamente inviati i codici con le relative date di validità ai dispositivi e contemporaneamente al mio cliente, quindi verrà mandato un SMS e un'email con il codice che solo lui può vedere. Questo appunto per garantire la sicurezza solo nel momento esatto in cui noi abbiamo il check-in effettuato, sappiamo chi è effettivamente che viene a soggiornare e appunto abbiamo anche la certezza che il nostro dispositivo sia comunque controllato in tempo reale, per avere anche tutte le informazioni poi quando il nostro ospite arriverà effettivamente nel bed and breakfast, senza che io debba andare in qualche modo a riceverlo, ospitarlo o a consegnare le chiavi. Ecco, questo permette di vedere più o meno tutte le funzionalità. Poi chiaramente ci sono tutte delle funzioni di servizio che l'host deve utilizzare, però questo sarà l'uso che farà, e l'abbiamo cercato di tenere il più leggero possibile apposta. Io direi che... Scusa Lorenzo, prego. Abbiamo un'altra domanda ed è questa. Sì. Ma gli ospiti devono scaricare un'app? Allora, come si vede da qui, vengono inviati al numero di telefono degli SMS. Infatti qui c'è proprio nella schermata, presa proprio dal telefono a cui era stato inserito il numero di telefono, quindi è arrivato proprio in tempo reale dal server a cui è collegato il nostro dispositivo, e viene anche inviato un'email. Quindi non è assolutamente necessario che il guest, cioè l'ospite, installi l'applicazione, perché appunto abbiamo anche dai sondaggi scoperto che comunque questa problematica di installazione poteva essere un ostacolo per il proprietario del bed and breakfast, che doveva obbligare i suoi ospiti a fare questo. Quindi ci siamo tenuti liberi, diciamo, anche da questa incombenza, perché adesso la gente ha il telefono pieno di app, e quindi abbiamo solo puntato a veramente dare il minimo del servizio per lasciare liberi tutte le persone coinvolte da vincoli inutili. Ecco, questa è un po' la risposta. Quindi una semplicità sia per il proprietario del bed and breakfast con la sua app, che soprattutto anche per l'ospite, perché non deve preoccuparsi di nessuna app, riceverà un codice, digita il codice sulla tastiera ed accede alla struttura. Beh, interessante come prodotto. Beh, adesso a questo punto vediamo la parte più commerciale con Gabriele, che eccolo qua. Quindi Gabriele, ti lascio la parola, così potrai continuare e far vedere un attimo la parte più commerciale del prodotto. E rivediamo le domande del pubblico. Grazie, ciao. Allora, rispondo ad altre domande che stanno arrivando, e sono veramente tante. Allora,
Leonardo mi chiede il costo dell'abbonamento, adesso lo andremo a vedere. Come avrete capito, avendo appunto una SIM on chip, quindi una SIM on board, ripeto, l'installatore e neanche l'utente finale non si deve preoccupare di acquistare SIM, SIM dati, SIM di connettività, cioè il dispositivo è già connesso. Ci tengo a sottolinearlo perché è una grossa semplificazione. Il dispositivo sostanzialmente, e vengo a rispondere alle domande di Leonardo, sono questi piani di utilizzo che adesso andremo a vedere. C'è un piano completamente gratuito, un piano basic e altri due piani standard e professional. Poi, prima di andare avanti, rispondo a un po' di altre domande. Possono essere collegate più tastiere allo stesso dispositivo? No, è un dispositivo 1-1. Sostanzialmente ogni dispositivo ha una propria tastiera, quindi è un kit, sostanzialmente, è un prodotto che è un kit. Non esistono schede tipo MyFair? Sì, il lettore che è a bordo è un lettore di tipo MyFair, quindi il proprietario può utilizzare dei portachiavi MyFair o comunque può consegnare dei portachiavi MyFair anche ad esempio alle persone che fanno le pulizie. Buonasera, come installatore abbiamo supporto? Sì, avrete supporto assolutamente da Urmet e comunque da Plexa, assolutamente. L'Out 3 mi chiede Cristiano se può aprire gestire il portoncino condominiale. È una funzione, diciamo, che è prevista, ma attualmente non è ancora implementata, detta molto, molto chiaramente. sarà prevista questa funzione, appunto, con l'Out 3, di attivare il portoncino condominiale, quindi di auto-aprirsi il portone dalla casa. Sempre Leonardo si mi chiedeva per la parte GSM, si confermo che con le connettività è una SIM IoT, diciamo machine to machine, quindi multioperatore, che funziona su tutti i sistemi, quindi su qualsiasi operatore italiano, in realtà è a livello mondiale, quindi è un prodotto che non ha, è sostanzialmente connesso non solo in Italia, tanto per darvi un'idea. Costo abbonamento, appunto, ne parliamo. Quindi tre varchi, tre kit, sì, esatto, confermo, quindi sostanzialmente ogni varco da controllare un kit, sostanzialmente. Se Bed and Breakfast ha camere, quanti kit? Esatto, uno per ognuno, un kit per ogni dispositivo. Spero di aver risposto alle domande, adesso vado avanti, poi eventualmente vado avanti a rispondere alle domande che stanno arrivando. Allora, questi, come vi dicevo, sono i piani che abbiamo previsto, quindi free, basic, standard e professional. Il piano free, quindi completamente gratuito, sostanzialmente consente l'utilizzo dell'app. Qui c'è scritto offline, in realtà diciamo è connessa ma non è connessa al dispositivo, quindi il proprietario può, senza pagare il canone, può gestire le prenotazioni, nel senso inserire le prenotazioni, quindi avere questa sorta di gestionale per i propri clienti, può continuare ad utilizzare l'apertura dei codici già memorizzati in precedenza, quindi le card memorizzate e le prenotazioni già fatte, ma non può sostanzialmente non può effettuare check-in, non può modificare o aggiungere nuovi codici, non può scaricare i log, quindi vedere gli eventi, eccetera eccetera, quindi non può fare aggiornamenti di firmware, quindi questo è il piano gratuito, è sostanzialmente l'utilizzo dell'app e dei codici della fotografia dell'ultimo aggiornamento fatto. Andiamo avanti, il piano basic, oltre ovviamente alla parte free, consente appunto la connettività, quindi l'inserimento, la modifica di nuovi codici, vedere lo storico delle attività di accesso ai varchi con date orario, e questo piano ha un costo di un credito al mese per dispositivo, sostanzialmente per varco residenziale. I piani standard professional hanno dei costi di 2 e 3 crediti al mese.
per ogni tipo di varco, per ogni varco. La versione standard offrirà codici one shot, il varco virtuale, che è appunto quella funzione dell'uscita out 3 che mi è stata chiesta prima, le API per integrarsi con sistemi booking, quindi sistemi di terze parti, notifiche in tempo reale, gestione del risparmio energetico e le statistiche. La versione professional sarà un vero e proprio CRM per i clienti, la notifica alla pubblica sicurezza, l'inserimento dei dati del guest, eccetera, eccetera. Anche il varco public, quindi il varco, diciamo che può essere la piscina, la sauna o il varco residenziale, consuma sostanzialmente un credito al mese. Scusate, torno indietro per farvi vedere, per dire una cosa. Ci tengo a sottolineare che questi gettoni sono attivabili solo nel momento in cui servono, quindi se la struttura lavora un mese, io pagherò un mese, punto. Quindi non è un abbonamento, è un gettone, quindi sostanzialmente una sorta di gettone a consumo per quella mensilità. Durante quella mensilità si possono fare infinite prenotazioni, quindi non ci sono limiti di prenotazioni e quindi di, diciamo, di codici attivabili sostanzialmente. Torniamo a quel primo sondaggio che abbiamo fatto. Il nostro calcolo, appunto, di 4 consegne chiave al mese con un cambio di cilindro all'anno spalmato sui 12 mesi, 12 ore di condizionatore al mese lasciati accesi, ci danno un costo mensile della struttura di €138,50, quindi quel €140. Vi ricordo che il 43% di voi aveva, diciamo, votato l'opzione €70. Questo per darvi un'idea della percezione di quello che è il costo e il costo della gestione di un bed and breakfast. Veniamo al costo del credito. I costi dei crediti variano da un €8,20 ai €12,50 a credito a seconda del pacchetto d'acquisto, cioè quindi più crediti acquisto, più mi avvicinerò agli €8,20 e meno crediti, e se compro un credito solo costerà €12,50 sostanzialmente. Mediamente possiamo indicare con attorno ai €10 il costo mensile per singolo credito. I crediti sono assolutamente gestiti in autonomia dai proprietari, quindi è un qualche cosa di cui, diciamo, l'installatore non se ne deve più preoccupare. Sono utilizzabili su qualsiasi dispositivo, quindi posso acquistarli e scelgo io gestore a seconda della camera che mi sta lavorando, quindi che mi sta rendendo, quale varco attivare e quindi su quale struttura attivare l'abbonamento sostanzialmente. E sono, diciamo, utilizzabili entro 12 mesi dall'acquisto. Nella promo che abbiamo previsto sono inclusi 6 mesi di utilizzo del dispositivo, per ogni dispositivo. Quindi ci siamo posti appunto l'obiezione: ma i gettoni costano troppo? La comparazione sostanzialmente per una struttura di una camera con 4 prenotazioni al mese, che pensiamo sia un minimo perché una camera possa lavorare sostanzialmente, da una parte abbiamo €138,50 e dall'altra abbiamo €10,50, che è un costo medio del gettone del BM-Free sostanzialmente. Quindi questo per darvi un'idea del risparmio in realtà che il sistema consente di fare, e di avere, avendo appunto tutti quei plus che sono le notifiche, sono la comunicazione bidirezionale, eccetera, eccetera. Quindi questo era per rispondere anche alle domande che appunto ci avete fatto, le numerose domande che ci avete fatto sui crediti e sui costi del sistema e dell'utilizzo dell'app. Gabriele, scusami, ti interrompo un attimo. Ho una domanda interessante, tra le mille che stanno arrivando. Cosa succede se il cliente dimentica di rinnovare il canone e nel frattempo ha un ospite nella sua struttura? Allora, Okay.
appunto, come dicevo prima, quelli che sono le prenotazioni già fatte, quindi i codici già attivati, assolutamente continuano a funzionare, quindi non ci sono problemi di quel tipo. Quindi quello che si interrompe, diciamo, sono le nuove prenotazioni, le modifiche alle prenotazioni già fatte, quindi la programmabilità delle nuove prenotazioni. Però assolutamente l'ospite che è in casa può stare tranquillo che il sistema continua a funzionare senza problemi, quindi tutto quello che è stato fatto continua a funzionare. E qui un'altra domanda è: cosa è compreso nel servizio mensile? Nel senso che la SIM è già in dotazione al dispositivo, bisogna acquistarla a parte. Allora, esatto, come dicevo prima, la SIM la SIM è un qualche cosa che non si dovrebbe neanche pronunciare, tra virgolette, perché è una connettività già presente sul dispositivo, quindi cioè, ci sono già questi costi sul dispositivo, la connettività, appunto la connessione al cloud, l'utilizzo dell'app, quindi all'interno di questo gettone ci sono tutte queste funzioni che sono comprese nel servizio, e ovviamente anche tutti gli aggiornamenti che si dovessero essere resi disponibili. Ok. Va bene, okay. Ci sono, adesso stanno arrivando altre domande, vediamo di selezionare qualche domanda così sì, abbiamo risposto. Comunque daremo tutte le risposte alle domande che arriveranno. Esatto. Mi è stato richiesto anche se era possibile scaricare i database degli accessi. Diciamo, non parliamo di database, però è possibile vedere all'interno di ogni varco quali sono gli accessi che sono avvenuti sul singolo varco. Questo per dare una risposta ad Armando. Direi che appunto questo è il kit, faccio vedere già il kit sostanzialmente, e quindi questi sono appunto il kit che comprende appunto l'unità esterna, l'unità interna, l'alimentatore, ovviamente tutte le guarnizioni, i tasselli, quello che serve per l'installazione, e comprese nel lancio ci saranno i 6 mesi di attivazione inclusi. Ok. Io adesso potremmo... Non ci sono altre domande. Ecco, c'è una domanda più che altro: ci sono limiti sul numero di codici che si possono abilitare su un dispositivo? No, non ci sono limiti. Sostanzialmente nel momento in cui c'è il gettone attivo, non c'è una quantità di accessi che si possono programmare. Teoricamente potrei fare anche, la butto lì, 400 prenotazioni in un mese, che so che è esagerato, però questo vado anche a rispondere a un'altra domanda che mi era stata fatta su quanto è il costo di un singolo accesso. In realtà non c'è un costo di un singolo accesso, nel senso che una volta, diciamo, che il servizio attivo posso utilizzarlo senza limiti, sostanzialmente. Va bene, grazie Gabriele. Ci sono altre domande? Io spero che si possa rispondere in seguito a tutte queste domande, perché non ho fatto in tempo veramente a rispondere, ce ne sono tante. Sì, allora risponderemo a tutte le domande che ci verranno poste. Comunque manderemo la documentazione, potete scaricare anche la documentazione che trovate sul portale. E comunque ci saranno poi tutti i contatti sia di Plexa che di Urnet per poter avere informazioni e disponibilità del prodotto. Al momento io ringrazio Gabriele. Grazie Marco, grazie di tutto. Lascerei la parola anche a Marzio per la conclusione di questo webinar. Grazie e buona serata. Bene, ringrazio anch'io i colleghi di Plexa per la splendida presentazione e per averci presentato un sistema semplice ma molto efficace per gestire tutte quelle attività ricettive dove è presente una reception.
Ringrazio tutti voi vivamente per averci dedicato del tempo, durante il quale spero abbiate appreso nuove ed utili informazioni per il vostro lavoro. Vi saluto dandovi l'appuntamento sempre alle 17.30, il 18 novembre, dove parleremo della nuova centrale Zeno Urmet senza fili e della centrale cablata 1068.